Zito Terud, buongiorno. Oggi siamo venuti. Zita, ti vai a nascondere? Oggi siamo venuti a trovare gli amici del rifugio Pornito. Eccolo. Facciamo una passeggiata alla bellissima chiesa incastonata nella roccia qui su. E poi quando scendiamo assaggeremo i piatti. Allora, quindi saliamo verso la chiesa di San Michele Arcangelo, bellissima chiesa nella roccia. Adesso andiamo a trovare il sentiero che è poco più giù. Ci siamo incamminati, naturalmente aspettiamo la signorina con il suo passo felpato. Oggi il tempo non è dei migliori, ma meglio così perché in questi mesi, quando comincia a far caldo, fare questo sentiero a quest'ora, sono circa le 11 e mezzo, e sarebbe da pazzi perché non hai copertura, il sole è sempre abbastanza caldo, quindi attualmente è meglio avere questo tempo grigio, e anche se sta cominciando a piovere, però la giornata dovrebbe comunque mantenere così. Allora, questo è il sentiero che parte dal rifugio, no? Rifugio Pornito. E quindi costeggia, arriva lì alla croce e poi comincia con questa serie di tornanti. Zita, che dici? Andiamo. È il sentiero, è chiaramente un po' più duro, dai. Un pochino più impegnativo rispetto al sentiero che invece è alle spalle della cima, che bene o male è abbastanza a livello, ecco, mentre qui comunque siamo in salita. Ma ci siamo quasi, insomma, arrivati a quella fila di alberi, poi lì dietro siamo alla chiesa. Zidon Terud, oggi vi portiamo alla chiesa nella roccia e Zita è stanca morta. Questo è un sentiero che con un'ora e mezzo credo stia su, noi ci metteremo 3 ore perché chiaramente il bassotto ha le zampe corte, quindi ogni volta che arrivi qui sopra non puoi rimanere non affascinato. Eccoci qua. Buongiorno.